Daniele Bossari, opinionista all'Isola senza morbosità. Non mi farò intrappolare dai reality. Dal Grande Fratello VIP, che lo ha incoronato vincitore, all'Isola dei Famosi 2018, dove è stato scelto come opinionista, il passo è stato brevissimo per Daniele Bossari. Dopo aver incontrato il favore del pubblico nella casa grazie alla sua genuinità, oggi commenta le avventure dei naufraghi a Chios Kokinos, anche se per qualcuno il suo atteggiamento cordiale mal si sposa con lo sporco lavoro, spesso malizioso, dell'opinionista. È divertentissimo, ha dichiarato Bossari in un'intervista su Gay.it, soprattutto perché non sono lì a patir la fame. Inutile dire che il rischio, per lui, pur rinato professionalmente, è ora quello di non uscire dall'universo reality. Daniele, però, la pensa diversamente. Non solo reality tra i progetti di Bossari. Non teme, Bossari, di finire intrappolato nel mondo dei reality, giammai. Sono state due esperienze, una conclusa, l'altra appena iniziata, che mi stanno facendo scoprire molte più cose di quanto non avrei immaginato. Dopo l'Isola potremmo dunque vederlo in qualcosa di completamente diverso, proprio grazie alla popolarità raggiunta al GF VIP. Ho tanti progetti e questa cosa è davvero stimolante. Questo passaggio televisivo, tra i tanti benefici, mi sta dando anche quello di essere ascoltato e preso in considerazione per nuove idee. Se non avessi vinto e partecipato al GF posso garantirti che quelle porte non mi sarebbero neanche mai state aperte. Il conduttore lancia invece una frecciatina a un altro genere televisivo imperante, quello dei talent show, penso che più che i reality, siano i talent delle potenziali fabbriche di illusioni. Poi, sicuramente anche i reality potranno esserlo, ma tutto dipende da come uno vive quel tipo di esperienza. Personalmente non sono andato nella casa di Cinecittà per mettermi in mostra, quanto per mettermi davvero in discussione. Bossari parla forse per esperienza, dal momento che in passato ha condotto talent come pop stars e, per breve tempo, saranno famosi. Non darà giudizi gratuiti ai naufraghi. Quando sono stato chiamato per ricoprire il ruolo di opinionista ho subito precisato che la mia persona era decisamente diversa da quella che i reality hanno sempre cercato e portato avanti, continua Bossari su Gay.it. Ebbene, la produzione avrebbe scelto lui proprio per la sua simpatia e per quella genuinità non costruita. Gli autori, e Alessia stessa, sono stati così carini a spiegarmi che loro volevano proprio una persona come me che commentasse la trasmissione come se la stessi guardando dal proprio divano. E così sto facendo, nessuna morbosità e nessun giudizio gratuito. Questo, naturalmente, non vorrà dire che non porterò avanti le mie idee e che non adempirò a quello che il mio ruolo prevede. Lo smarrimento dopo la fine del GF VIP. Bossari ha infine ricordato come l'uscita dal Grande Fratello VIP sia stata tutt'altro che facile. Dopo tre mesi di prigionia, lo smarrimento è stato grande, la mia famiglia mi ha aiutato alla grande. In un certo qual modo potrei anche azzardarmi a dire che mi ha protetto dal grande caos che c'era intorno a me, aiutandomi, pian piano, a riscoprire la realtà di tutti i giorni.
sembreranno cose assurde agli occhi di chi leggerà le mie parole, ma solo chi ha vissuto un'esperienza come quella può capire. Il GF mi ha permesso di guardarmi dentro come non avevo davvero fatto mai. Il conduttore 43enne ha deciso di donare la metà del montepremi destinata alla beneficenza a una onlus che si occupa di bambini disabili. Il resto sarà utilizzato per la ristrutturazione della casa e il matrimonio con Filippa Lagerbach.